Oggi, comprensibilmente, chi è stato collocato in zona rossa protesta. Protesta perché, ovviamente, come era prevedibile, si sente bersagliato più sul piano politico che sul piano del contagio. Ma si rischia questo paradosso, che chi oggi entra in zona rossa, cioè blocca per 15 giorni, poi forse per un mese, le attività, probabilmente si troverà nella condizione di aprire poi le attività economiche da qui a un mese. Chi non è stato collocato in zona rossa, paradossalmente, corre il rischio di dover chiudere tutto nel periodo di Natale e di Capodanno. Vado io! Oi. Ciao! Vogliono chiudere a Natale, ci vogliono chiudere a Capodanno. Buster, ci vogliono chiudere. Tu che dici, ci chiuderanno? Vabbè. Ok, noi siamo qui, questo è l'Orlando Curioso. Martedì comincia la grande bagarre. Vai, regia. Jacques Nulla, diavoli italiani. Ciao, no, è no. Morte all'Occidente. Sono ammiraglio generale Aladdin, il supremo leader invincibile, sempre trionfante generale e amato oppressore di Wadia. Secondo vostra stampa sionista, io sarei spietato dittatore che controlla media di suo paese e seduce ragazzine minorenni. Forse vorreste eleggermi come vostro prossimo primo ministro. Haflat, divertitevi! Yachmendeh, Yachmendeh, Aisha, Aisha! Questa l'ho inventata io. Co, curu, 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 qua, qua.
E va bene, è diventato il tormentone di questo programma. Saluto tutti. Questo, lo ripetiamo, è l'Orlando Curioso. È martedì, comincia una settimana un po' difficile. Siamo in bilico, siamo su un filo teso. Da una parte possiamo andare verso l'arancione, da una parte possiamo andare verso il rosso. Per ora siamo nel giallo. Cosa vorremmo noi? Che andassimo veramente direttamente verso il bianco, rosso e verde. Finalmente ritroviamo le nostre radici, la nostra patria. Vediamo come reagire. La situazione non è semplice. Lo diciamo, non lo continuiamo a dire, non siamo negazionisti, abbiamo qui la nostra mascherina. Certo, ragazzi, fatevi fare anche un cazziatone. Io me la prendo sempre con Conte, col presidente, però vedere le scene di Napoli, di Torino, di qualche piazza della nostra città, arriviamoci anche un attimo a comprendere che forse ci autosuicidiamo. Gli diamo l'alibi per poter poi fare quello che oggi ha fatto la vice ministra della salute, che ha detto che ci sarà un decreto per farci comprendere come passare le feste di Natale in casa e con chi. Il decreto che ci dirà che dobbiamo stare solo con i congiunti di primo grado, della serie. Siete fidanzati da 27 anni? Forse sarete anche contenti di non stare con la vostra ragazza, ma non ci potrete stare! Dovete solo stare con papà, mamma, sorella, fratello, nonno forse, perché il nonno poi diventa pericoloso. Ma insomma, ci dite continuamente che è tra le quattro mura che si annida il virus e poi dovete restare in casa. Mettetevi d'accordo, fate in modo tale che la parte destra del cervello si organizzi con la parte sinistra. Quindi, saluto Stefano, Peter che ci segue spesso dalla Francia, attraverso streaming, non stiamo sparando cazzate, Ildebrando, Margherita, Enrico, Maria Rosaria, Giovanna, Antonio, con cui non ho visto dalla curva di Vano la partita, è andata malissimo, ma stendiamo un velo pietoso, e anche Enrico, un grande pittore ed amico che ci segue quasi ogni puntata e ci vuole veramente molto coraggio. Quindi, cominciamo subito. Volevo solo dirvi, a proposito di Fiorella, per chi ha perso qualche puntata fa, Fiorella ci aveva scritto parlando della sua storia, anche abbastanza triste se vogliamo, cioè che lei era a Napoli per lavoro ma svolgeva un'attività vecchia quanto il mondo, cioè una brava ragazza, bella ragazza, voi direte ma non è brava se fa quel mestiere, ma quando si ha fame si fa di tutto. E allora a Fiorella che ho inviato i miei saluti e naturalmente non svelerò mai il suo numero, almeno che lei non mi autorizzi. Invece agli altri dico di non esagerare sempre poi criticandomi anche e dicendo che io pontifico, che leggo queste cose strane, ma dai, siamo un po' seri, con tutto quello che ci succede intorno ci vogliamo mettere a dire chi pontifica di più? Io ci metto la mia faccina, voi metteteci la vostra invece di dire che io pontifico, io dico in libertà quello che penso, fatelo anche voi, esponetevi. È il momento di non stare più chiusi in casa nel senso non da virus, ma chiusi in casa nel senso di libertà. Quindi è forse arrivato il momento di fare una grande riflessione per comprendere che ormai pane al pane e vino al vino. Mediazioni? Non è necessario. Questo significa non essere moderati? Con quello che succede tra i moderati, lasciamo perdere, dai, soprattutto nella nostra città. Allora, mi chiamo Giorgio Di Mella, ultimamente avete notato nomi e cognomi, ci fa molto piacere. Ho 50 anni e sono un dipendente in smart working. Seguo la rubrica e la trovo brillante e interessante. Ovviamente io seleziono quelle negative, le cestino. No, non è così, ogni tanto arrivano anche critiche. Sentir parlare di temi seri con quel pizzico di ironia che non guasta mai è assolutamente godibile. Abituato al cosiddetto lavoro in presenza, proprio non digerisco questo modo di prestare i miei servizi. Tra l'altro, come funziona nella pubblica amministrazione? Sono cattivo se dico che in molti prima lavoravano poco, ma ora forse sono degli zombie? Un saluto. Zombie? Vediamo un attimo una cosa.
Avremmo dovuto avere al telefono Alfonso Amaturo da Cava dei Tirreni. Probabilmente ci sono delle difficoltà nel reperirlo per farvi parlare appunto dello smart working e delle difficoltà nella pubblica amministrazione che si possono avere nel lavoro a distanza. Ci riproviamo, altrimenti bypassiamo, non è questo il problema. Tanto è vero che abbiamo ultimamente dedicato veramente poco spazio alle, diciamo, mail o ai messaggi che ci arrivano, lo ricordo, al 379 1482 284, e conseguentemente recupereremo appunto facendo un discorso. Avete visto questo filmato? È veramente un filmato eccezionale, anche perché si aggancia a una tradizione di film che risalgono agli anni 30, i primi film, 30, 40, 50. 60, 70, chi più ne ha più ne mette, insomma, risalgono al periodo in cui si parlava inizialmente degli zombie bianchi, degli zombie che vivevano in un certo modo. Allora, sul smart working ci sono delle posizioni diversificate. C'è chi lo apprezza molto perché si tratta di restare a casa, sapete, poi c'è la differenza tra smart working e telelavoro, però non entriamo nei tecnicismi, però si tratta di lavorare a casa. Però c'è anche il south working, l'ho scoperto oggi, cioè l'avvicinamento delle persone al sud, e c'è un aumento di richieste di case proprio nel nostro sud, di persone che vogliono prima di tutto tornare diciamo alla città di appartenenza e possono lavorare a distanza, e in secondo luogo persone che abbandonano alcuni territori e vogliono stare casomai vicino al mare e quindi cercano casa. Quindi il south working è veramente una novità, si parla del 300% di richieste di case, non vi sembri una cosa strana, ma è proprio una cosa da sottolineare. Rispetto a questo devo dire la mia posizione: anche io, abituato al lavoro in presenza, ho avuto qualche difficoltà, però cerchiamo di comprendere oggettivamente che forse se lo Stato, il governo ci fornisce, lo abbiamo detto con più presenze in questo studio, la dovuta assistenza anche in termini di rete, e non ci crea il digital divide che ci mette in grandi difficoltà, potrebbe essere una soluzione oggettiva anche di risparmio, perché tutti voi, o almeno una parte di voi, sanno che i costi per restare fuori, sia per studiare che per lavorare, i costi degli affitti, delle utenze e tutto il resto, sono veramente una botta inaudita. Hai capito? Sì, l'ha capito. Allora, andiamo avanti, chiedo sempre se riusciamo a fare quella telefonica, altrimenti passiamo. Niente? Andiamo avanti. Allora, Milena ci scrive da Marcianise. Facendo zapping nelle interminabili giornate di lockdown, che speriamo non tornino, cara Milena, io non lo so se torneranno, certo l'ho detto prima, siamo in bilico tra l'arancione e il rosso, non so come finirà, però credo di aver capito che la preoccupazione, o meglio la necessità, perché è anche sottolineata dall'Ordine dei Medici, o meglio non so cos'altro, decidete voi, è quello di arrivare gradualmente a un lockdown nazionale e bloccare anche il ponte dell'Immacolata. Andiamo al sodo, lo abbiamo capito tutti, sperando che si abbiano dei successi tali da poter girare pagina, non dico in modo definitivo. E poi fatemi dire un'altra cosa, scusami Milena, scusami solo un attimo, ma ieri si è sparsa una voce importante attraverso agenzie serie, quindi non era una fake come diceva qualcuno, che forse una casa farmaceutica, di cui non farò il nome perché io le marchette le faccio solo, e poi però dopo c'è un marchettone proprio, amicale ovviamente, amicale, perché essendo mio fratello posso fare quello che voglio con mio fratello, spero di sì, c'è anche la sua autorizzazione. Si è sparsa la voce della possibilità di una casa farmaceutica, di un percorso che porti alla individuazione, anzi che ha portato all'individuazione di un vaccino. Ora io dico una cosa, no? In questo clima il governo, le persone che parlano sempre, non dico che debbono spenderci per farci sognare o illuderci, perché si parla del 90% di possibilità, perché ancora non è stato testato, perché ci sono delle difficoltà, ma una mezza parola di ottimismo, per dire forse siamo sulla strada giusta,
per consigliare a chi è depresso. Dice, aspetta, non ti suicidare, lascia perdere, non scendere in piazza, un attimo che forse ce la facciamo. Altro che mettere gli striccioni, ce la faremo. Dobbiamo credere che ce la faremo, ma per crederci ci debbono anche sostenere un po'. Non è possibile, ribadisco, sentire una sola voce tutti i giorni da quasi tutte le emittenti. Diventa assolutamente impossibile. Allora, torniamo a Milena. Facendo zapping nelle interminabili giornate di lockdown, che spero non tornino più, ho scoperto il canale 625, ovvero Lab TV. Mi piace, ma una critica debbo muovervela. Benevento, Avellino, un po' Napoli, ma Caserta... Perché nei TG nessuna notizia sulla nostra. Non vedo nessuna notizia sulla nostra provincia, cioè sulla provincia di Caserta. Hai ragione. Mi piacerebbe che fosse così, anche perché il taglio dei vostri TG è molto professionale, sembra quasi un'opera incompiuta. Allora, io giro questa tua richiesta alla direzione e anche all'editrice, cercheremo, guarda, il problema diventa sempre quello oggettivamente serio della economia. Non è facilissimo avere, per esempio ad Avellino noi abbiamo una redazione con i giornalisti che seguono, aprirla anche a Caserta, a Salerno eccetera, sono degli investimenti che non sono facilissimi da fare, già questa è una specie di grande miracolo e quindi cercheremo di esaudirti e ce la metteremo tutta per coprire tutto il territorio. Mi è piaciuta però questa, sembra un'opera incompiuta, mi ricorda il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. A questo proposito c'è la diretta. Ah, benissimo. Allora, torniamo un attimo indietro e poi recuperiamo. Ci dovrebbe essere Alfonso Ammaturo al telefono. Pronto? Buonasera Nazareno, buonasera agli amici telespettatori. Realmente mi compiaccio con quello che ho sentito finora e condivido appieno il tuo pensiero. Io sono uomo di informazione, sono stato uomo di informazione in passato, so le difficoltà che si incontrano a poter fare informazione soprattutto sui nostri territori con tutte le problematiche annesse e connesse, quindi capisco lo sforzo che state facendo soprattutto in questo periodo, in questo momento, e c'è soltanto da lodarvi, darvi un plauso e un in bocca al lupo per quello che è questo momento, ma per quello che ci aspetterà nel prossimo futuro. Grazie Alfonso, io volevo sentire la tua voce rivolgendoti due rapidissime domande, e cioè com'è la situazione nel Salernitano, tu sei a Cava se non sbaglio. Sì, io sono a Cava di Tiberi. Com'è la situazione generale, diciamo l'umore generale rispetto a quello che stiamo vivendo? Allora, noi viviamo né più né meno le angosce, i patemi d'animo di questo momento. Ovviamente riusciamo a mettere insieme, a coagulare qui in questo in perfetto connubio quelle che sono le problematiche sanitarie con quelle che sono poi le esigenze dell'individuo. Noi in questi giorni abbiamo assistito a degli spettacoli veramente indecenti e indecorosi, tenendo conto di quello che in questo momento stiamo vivendo. La gente sembra molto superficiale, forse non si sta rendendo conto che il problema è un problema vero, reale. Noi abbiamo visto quello che è successo a Napoli, ma vi posso anche testimoniare che la costiera amalfitana non più tardi di due giorni fa era zeppa gremita di gente, strade intasate, traffico senza limiti, spiagge con gente che si divertiva e quant'altro. E poi i bar strapieni con gente che ovviamente bivaccava e stava in totale relax, quando a pochi chilometri poi avevamo queste realtà purtroppo. Quindi Alfonso, anche tu sei della mia opinione, a parte che forse non arrivano le giuste indicazioni, c'è una gran confusione anche dall'alto, però ce la mettiamo tutta a che abbiano l'alibi per fare quello che stanno per fare. Senti, io purtroppo ti dico la sincera verità, ho la sensazione che purtroppo noi abbiamo perso dei mesi che erano dei mesi importanti, troppo importanti per essere vanificati in questo modo. Venivamo fuori da quella che era stata la prima ondata, così chiamata, abbiamo avuto 3-4 mesi per poter
decisamente andare a convogliare meglio le nostre energie. Non l'abbiamo fatto, siamo stati superficiali, ovviamente non tanto noi civili quanto i politici, per così dire, non hanno guardato al di là del proprio naso, si sono nemmeno fidati di tutti gli emeriti professori che più volte hanno ribadito che questo fenomeno, questo virus sarebbe ritornato in maniera ancora più prepotente qui ad autunno inoltrato. Avevamo tempo e modo per poter intervenire con, nei trasporti, intervenire nella sanità, intervenire nella scuola. Abbiamo letteralmente buttato le ortiche, mesi di sacrificio, e soprattutto abbiamo speso, depauperato capitali ingenti per non fare assolutamente nulla. Va bene Alfonso, un ultimo passaggio, perché la nostra trasmissione è rapidissima, è quasi schizofrenica, 30-40 minuti intensissimi. Volevo sapere tu che ne pensi dello smart working nella pubblica amministrazione, perché avevo ricevuto un messaggio su questo, so che tu sei un funzionario importante, hai fatto tutta la tua vita nella pubblica amministrazione, quindi voglio capire velocissimamente che ne pensi. Senti, io dico che noi non siamo fortemente abituati a questo tipo di attività, va incentivata, sicuramente va incentivata, ma in questo momento non stiamo raccogliendo quello che dovremmo raccogliere. Lo smart working va vissuto e va organizzato in maniera capillare, altrimenti si perdono non solo le energie, ma si perdono anche poi quelle che è il costrutto di tutta la macchina organizzativa. Quindi io dico che in questo momento è necessario, che è una forma che sicuramente andrà rivista e andrà sicuramente incentivata nel prossimo futuro, ma oggi secondo me è una pecora zoppa che non sta dando quello che in effetti dovrebbe dare. Ok, grazie Alfonso, anche a te la promessa, appena ritorneremo a vivere in una normalità, quella vera, non la nuova normalità, ma quella che piace a noi, mi piacerebbe averti in studio. Ci mancherebbe altro, con grande piacere, con grande disponibilità, per gli amici sono a disposizione, quindi conta sicuramente su di me, e un saluto a tutti quanti voi. Grazie a te, in bocca al lupo, e costruiamo qualcosa di buono. Esattamente. Va bene, un saluto, un saluto. Siamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. Spero. Grazie, buonasera. Ciao. E allora rapidamente torno a Milena, che ci chiedeva di coprire anche la zona di Caserta e ci diceva è un'incompiuta. Volevo farle rispondere da Michele Dotti, che ci spiega rapidissimamente il concetto del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, come questo. Io bevo e la regia mi manda Michele. Questo bicchiere è mezzo pieno, questo invece è mezzo vuoto. Com'è possibile, direte voi? Cerchiamo di capirlo insieme. Ecco, io ora ho un bicchiere completamente vuoto e un bicchiere completamente pieno. Se io inizio a riempire questo, cosa accade? Ecco, guardate. Quando il bicchiere sarà a metà, io potrò dire che è mezzo pieno perché lo sto riempiendo. Viceversa, questo che sto svuotando, dovremmo dire che è mezzo vuoto. Quindi, vedete, non dipende dal nostro sguardo, dal fatto di essere più ottimisti o piuttosto pessimisti, come ci hanno sempre detto. Dobbiamo cogliere il processo, cioè non fotografare l'istante, ma capire come esso si inserisca all'interno di un processo che può essere positivo o negativo a seconda che il bicchiere si stia appunto riempiendo, e quindi lo definiremo mezzo pieno, o svuotando, e allora lo definiremo mezzo vuoto. Lo stesso è anche per i processi sociali, per ogni fenomeno. Se impariamo ad osservare le cose dalla giusta distanza, cercando di cogliere i processi, potremo capire se qualcosa sta andando meglio o peggio. Alla prossima! Ok, allora ringrazio di nuovo Alfonso che ci ha chiarito, è tè, non è whisky, altrimenti non saremmo così lucidi, insomma. Tu che dici? Vuoi bere? Bevi, dai. Ok.
E ora dormi. Allora, parlava... Perché sento delle risate? Io... Questa è un poco... Allora, la grande marchetta, il marchettone, eccetera, è un periodo abbastanza lungo che il mio amico Vanni Miele, quello del CD, non è più in città e non riusciamo... Non riusciamo... Ma perché non mi aggiustano mai le tasche? Vabbè. Non venite a raccoglierli poi. E poi se potete portare un po' di carta. Vabbè. Allora, per ricordarvi una cosa, vi faccio vedere un servizio proprio su Vanni e sul suo CD che è allegato a un libro importante. Per ricordarvi cosa? Che in questa settimana ci sarà proprio uno speciale che interessa sia il libro che è Meduse Immortali e che in molti lo sanno è l'ultimo mio lavoro, sia sul CD di Vanni che è allegato. Allora, vediamo questo piccolo servizio su Meduse. Si intitola Meduse, l'ultimo album realizzato dal musicista Vanni Miele, un album ideato tempo fa ma che vede la luce solo adesso, in questo momento di restrizione come un fiore sull'asfalto. Il progetto è un vero e proprio disegno musicale che si fonde con il libro di Nazareno Orlando dal titolo Meduse Immortali, che mette al centro l'amicizia e l'arte in un viaggio suggestivo. La musica come veicolo verso grandi atmosfere dove la mente trova evasioni e alchimie dettate dalle sonorità fluide che rievocano fondali e creature, intrecci e sentimenti che vanno dall'amicizia all'amore per l'arte. È un po' il risultato di tutto il pensiero generale, non è proprio una colonna sonora del libro, lo è anche, ma è un po' il risultato abbraccia anche gli altri progetti. Un ragionamento generale, filosofico. È un progetto molto intenso, che però, guarda caso, si è completato. Gran parte dello sviluppo l'ha avuto proprio in questo periodo, il periodo Covid-19, e quindi è permeato anche di questa situazione. In questi 8 brani ci sono tantissimi artisti dalla Francia, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e dall'Italia, ovviamente. Quindi è ci corale, sono anche persone, diciamo, che come non lavoro. Sono proprio non sono proprio musicisti, diciamo. Per esempio, io ho avuto il grande piacere di avere l'intervento di Ruggero Cappuccio. E così abbiamo sentito Miele. Ma Miele non è solo lui. A questo proposito, voglio fare una dedica. Una dedica un poco atipica, perché in questo periodo bisognerebbe riscoprire quello che è il senso dell'amore, quello che è il senso dell'amicizia, dell'affetto, dello stare insieme. Invece questo non accade. E allora voglio dedicare un brano molto particolare alle persone, proprio a tutte quelle persone che scappano dall'amore e dalle emozioni. Lui si chiama Andrea Moraldi e il brano si intitola Miele. Sul pane mio, la mattina che allo specchio parlavo col mio io, lo guardavo e gli dicevo che non c'era al mondo cosa che assomigliasse a te. Gli dicevo e raccontavo che guardate era come riempisse di vita l'occhi e mi faceva sentire come un bimbo che scopre per primo giorno gli balocchi. Eri miele te, giuro che lo posso sapere soltanto il cielo. Quanti colori eri per me, mo che l'unico colore che sei è quello nero. Eri miele e come miele scendevi sulla pelle mia, perché chi vive d'amore poi d'amore ne fa poesia. E te d'amore e miele ne hai fatto sale, perché non sei mai voluta entrare, ma sei voluta rimanere solo sulle scale. E sulle scale se sta fuori, ragazzi, e te permettete di non so, invece di dite no o dite sì. E t'ha permesso sì da essere miele per mesi interi, ma m'ha lasciato a me qua dentro con cesto dei pensieri.
Eri miele de quelli dolci dolci da sparmare su impicci problemi. Eri miele, erano miele entrambi. Una bella scoperta, poi vi parlerò di lui nelle prossime puntate. Fulvio, 32 anni, attore, forse un giorno. Sono nativo di Castelfranci, credo provincia di Avellino. Non sono ferratissimo in geografia locale, Castelfranci credo che sia provincia di Avellino. Ma vivo e studio a Roma. Non mi dire che anche tu... No, sto scherzando, Fulvio. Ma vivo e studio a Roma. Da poco sono riuscito ad entrare nell'Accademia Teatrale Sofia Mendolea. Complimenti, è un'accademia importantissima, quasi la seconda dopo la Silvio D'Amico, che è la più importante di tutte. Certo, non è un bel periodo per pensare al futuro, ma io volevo e voglio fare questo mestiere. Il mio idolo, Gigi Proietti. Non posso che darti ragione. Ho sofferto per la sua scomparsa e mi sono un po' arrabbiato per le cosiddette mini proiezioni sui monumenti. La definizione è tua. Sì, pure io mi sono incazzato come te, i francobolli sui monumenti. La Rai ha fatto una cosa, Sky anche una cosa lievemente migliore, però dai. Ma Gigi era e resta il vero re di Roma. Due cose. Perché non trasmettete un po' di suo teatro? Rigiro la domanda anche a chi di dovere. Perché non mettete in scaletta qualcosa che ricordi Gigi? Guarda, lo faremo sicuramente. Sull'idea del teatro già ci stiamo pensando e quindi stiamo riflettendo, perché la televisione, la nostra TV, è veramente mirata a dare il meglio che c'è nei settori cinematografico, dell'informazione, della musica, insomma un po' tutto. Quindi cerchiamo di dare prodotti di qualità, ci penseremo. Per il momento io non posso che regalarti una briciola di Gigi Proietti, una briciola brillantissima. Delle micro sceneggiature geniali, formidabili, insomma. Vuoi che te ne riconto una, ma le basette le sanno tutti, o nessuno, insomma, perché sono... Dunque c'era un orango nella giungla, l'orango che si stava a fumare uno spinello, insomma, vabbè, ma che era l'uomo libero, insomma, che non è che sta... e stava, fumava proprio, e fumava, saltava là, e c'era una lucertola vicino, si avvicina, sta lucertola gli fa, che fai? Fumo, che inserite. Dice, ma che te stai a fumare? Uno spinello, è buono? È buono sì. Queste sono le pause. Mi fai fare un tiro? Ma che sei scemo? Un tiro di questo a te, a lucertola? Ce mori, no? Pennamo. E dai, fammi fantiro. Tira poco però, perché quella fantiro. Comincia, te lo dicevo, scusa, abbi pazienza, sei una lucertola, sì. Vado a bere, vado là, va bene, un po' d'acqua, ne faccio più sulla razzura. Stava a bere l'acqua, esce fuori il coccodrillo e fa, che sta a fare? Dice, sto a bere perché Orango stava fumando spinello, mi ha fatto fantiro. L'orango sta fumando spinello, non mi sente. Esce il coccodrillo, vado là, l'orango era distratto da sta parte, il coccodrillo da qua gli fa, au, orango si rivolta e fa, ma quant'acqua te sei bevuto? Impara, questi sono attori, non... altri che girano, ce ne sono anche di quelli finti, che dici? Guardami, che te sei bevuto. Vabbè, dai. Allora, passiamo all'ultimo messaggio. Giovanna Rotondi, grazie per la compagnia che ci fai due volte a settimana, vedo che mi segui, martedì e giovedì, ore 18, Lab TV. Perché non spostate la trasmissione? Come? Perché non spostate la trasmissione nella fascia serale? Che so, 20:30-21. Sarebbe un'alternativa alle tante trasmissioni spesso inutili proposte da tanti canali, ma noi non possiamo entrare in competizione con i canali importanti. Però un po' ci stiamo pensando. Io sono una credente,
mi fa piacere. E non mi vergogno a dirlo. Vedo in giro troppa gente che si dichiara credente, ma nei fatti non lo è. Forse in questo momento dovremmo rivolgerci a un vero amico, che è l'unico che può darci serenità. Un abbraccio a tutti e continuate così. Mi piace, ti dedico un brano e spero di poter fare una diretta telefonica. Eccoci qua, dovevamo avere, stasera ci sono un po' di difficoltà con le linee evidentemente, dovevamo avere Don Maurizio Sperandeo, ma non riusciamo a prendere la linea, nel senso che non riusciamo a creare il contatto. Vorrà dire che è mio impegno cercare di contattarlo la prossima volta. Quindi io direi che siamo veramente nella parte finale di questa trasmissione. Vi ricordo il 379-1482-284. Vi saluto, ci rivediamo giovedì, speriamo con altri ospiti, altre telefoniche e quel che volete. Speriamo bene in questi giorni di sapere come andrà a finire. Scegliete voi il colore, ma è inutile, lo sceglieranno gli altri. Ciao, l'Orlando Curioso. Noi chiuderemo tutto. E il nuovo DPCM prevede anche la chiusura della trasmissione televisiva L'Orlando Curioso. Vediamo un contributo. Quando tramonta il sole, una canzone d'amore. La Bahia Salvador, Orlando, per te canterò. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta scotta non la mangio più. Vai, basta che manca sei tu. La mattina mi alzo tardi e dormo finché mi va,
Il caffè me lo porta a letto, due biondi in tutù. Vai Orlando, chi mi manca sei tu. La notte vado a ballare, a cancellare i sogni miei. Quanto tempo ho dato i miei DJ. Vai Buster, ma tu non ci sei. E questo sapore strano che è fatto di libertà mi dice che oggi qualcosa è cambiato in me. Ai Maria, non sei più con me. 4. Ci credevate? Non è così! Mattacchioni! Ci tengo a questa diretta. Allora, guardate com'è bello. Non lo posso dire in diretta. Buster, please, come here. Ledge this number. E allora ci tratteniamo ancora pochi secondi perché voglio tentare questa diretta, ci tengo molto e che dire, succede di tutti in questa trasmissione. Io intanto posso solo dirvi che la mia gallina è sempre qui, non è vero nulla, ci hanno provato a smontare, ho fatto rimontare tutto in pochi secondi, però come avete capito si vendicano della mia presenza, sono scomodo. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giusto. Vediamo se riusciamo col fisso. E non prende neanche il fisso. Allora mi avete lasciato. Sono in ansia, bevo. Sempre peggio. Niente, ragazzi. Sforiamo. Sì, un attimo, mi apparto perché se no. Che sta succedendo qua? Niente, non ce la facciamo? Stiamo riprovando, sapete, ci serve una voce. Niente da fare, e allora significa tante cose. Ciao, non smontate tutti, vai con la sigla, dai, poi ci riproviamo. Thank you.